E allora, il sindaco vi ha chiamato prima quando partiamo da Francesco, c'era una piccola emozione. Abbastanza, direi, non piccola. Non credo che siano queste occasioni che si ripetono spesso, no? Funziona? Sì, funziona. Hai una bella voce, quindi puoi assolutamente. No, niente, Allora, emozioni che non si ripetono, sono soprattutto in un'edad questo. indimenticabile. Io devo dire onestamente a Francesco, io, tutta la vita non gli ha fatto mancare niente, però adesso è stato tutto merito suo, quello che ha fatto, che ha saputo fare, dove è oggi, è perché ha mostrato delle capacità, delle grandi capacità. Comunque, stasera ce li godiamo, va. Il Dicono genitore. sempre tutto la mamma, tutto papà. Ti Sì. somiglia? No, E allora somiglia alla mamma. ma tanto di no. Allora, c'è sempre di più, per gli occhi, è veramente cambiato, per dire, Giovanni, quanto a quello che, diciamo, ci ho messo in Anna, è molto poco, perché Anna è stata seguita e incentivata soprattutto da mia moglie. È mia moglie che se ne è sempre occupata, mia moglie che intelligentemente l'ha seguita, mia moglie che l'ha sostenuta. Gli Io facciamo un tutto, ma applauso alla tutto sommato ho figlia. fatto molto poco, molto poco. Il merito è stato tutto di mia moglie, e poi il merito suo naturalmente, che è sbocciata, ma è mia moglie che si è sempre preoccupata di darle tutti gli incentivi possibili. Io non ho meriti proprio, non ho assolutamente meriti. E allora nelle parole di Anna, prima quando si parlava della forza di interesse in tutti i figli, non solo in me, tutti i figli hanno abilità e talenti. Ma quello che papà ha assicurato prima di tutto è la serietà nel lavoro. Mio papà è molto onesto, molto generoso con il suo tempo ed è molto dedicato al proprio lavoro, e quindi questo è stato un esempio che io ovviamente ho apprezzato. E poi anche il fatto che papà, pur essendo un grande tradizionalista, ha sempre ritenuto figlie femmine e maschi potevano fare tutto quello che volevano, e mia madre ugualmente, anche se lei si è dedicata alla famiglia. Quindi per me non c'era alcun dubbio che io potessi fare qualunque cosa. Mio padre diceva: se vuoi fare l'astronauta, fai l'astronauta. Purtroppo sono molto miope, quindi non avevi passato l'esame medico. Però questa capacità di instillare questo esempio di grande amore per la cultura, che poi mio padre ha interessi scientifici, storici, di qualunque genere. Non mi ha fatto capire prima di tutto che la cultura era importante ed era anche possibilmente una gioia, non era il fatto di essere eruditi, e poi il fatto di ritenere che qualunque persona potesse fare qualunque cosa se si dedicava. Quindi loro mi hanno stimolato, e poi devo dire anche il sostegno alla famiglia, perché abbiamo parlato della famiglia. Mio marito è stato ovviamente determinante nel farmi sentire a mio agio negli Stati Uniti. Perché chiaramente avevo grandi amicizie con i miei colleghi nel settore scientifico, però personalmente io ho lasciato tutta la mia famiglia in Italia, e anche questo, costruirsi una famiglia all'estero è anche una forma bella di ingrandimento della propria, quasi di viaggiare, di aumentare o accrescere la propria capacità di comunicazione con l'umanità, e direi una cittadina del mondo, e la creo orgogliosa. Posso dire una cosa, Una. una sola, e cioè che tutto sommato quello che dice Anna, cioè che noi abbiamo sempre ritenuto che le donne potessero, pensate che progresso che da quando si diceva, come per dire la cosa più terribile che potesse essere, più catastrofica che potesse essere, malanottata e figlia Firman. Assolutamente. Niente, ho ascoltato con molto interesse tutto quello che avete detto e ripeto, grandissima emozione perché vedere poi un compagno di infanzia, di adolescenza, affermarsi così nel mondo con questi grandi successi per me è anche per me un motivo di orgoglio, oltre che un motivo di orgoglio per tutta la città. Grazie. Ne parlavo? No, non lo dico, come la portare, però voglio dire una cosa. Tornando alla prima domanda che mi è stata fatta,
Io non ho dubbi nel dire che con Giovanni e Giuseppe ci conosciamo da quando eravamo ragazzini così, e se ci sono due persone che da allora hanno dimostrato passione per la città di Locri e che dal primo giorno del mandato lo hanno vissuto come se fosse proprio una missione, che non ha nulla a che spartire con quello che è il concetto del fare il politico, che purtroppo spesso c'è, è proprio quello che per entrambi sono contentissimo di poter dire, e con Peppe ero stato anche profetico, perché una ventina d'anni fa gli ho detto: o fai il sindaco o fai il vice sindaco, quindi non c'è. Ma ancora non è detto, quindi. Premio Radici Calabresi all'ingegnere Francesco Milicia. La città di Locri è orgogliosa di conferire il premio Radici Calabresi edizione 2022 a Francesco Milicia, ingegnere meccanico di fama internazionale ai vertici di azienda leader del mercato mondiale in qualità di direttore commerciale membro della Ducati Motor Holding. Il riconoscimento è conferito con profonda stima e senso di grande fierezza dell'identità calabrese che l'ingegnere Francesco Milicia, attraverso l'eccellente performance professionale, ha proiettato in giro per il mondo. Le capacità personali, il valore della lealtà in ambito lavorativo e la propensione a perseguire obiettivi encomiabili esaltano i caratteri forti di una Calabria autentica, intesa come mix di determinazione, passione ed ideali illustri come quelli trasfusi ed interiorizzati nell'accogliente terra natia durante i preziosi studi presso il liceo classico Ivo Olivetti di Locri e cristallizzati in un legame persistente coi luoghi d'origine. Il sindaco Giovanni Calabrese, l'assessore alla cultura Domenica Bumbaca, il vice sindaco, l'avvocato Anna Maria Pancallo e il dottor Carlo Previte. Radici Calabresi all'ingegnere Francesco Milicia. Direi anche per la premiazione il nostro presidente, l'avvocato Maio, il saggio dell'amministrazione. Ah, ok, non l'avevo visto. Vieni. Presidente, non possiamo. Il presidente del Consiglio Comunale, l'avvocato Maio, e il nostro sindaco Giovanni Calabrese, premio Radici Calabresi alla professoressa Anna Scaglione. E con profondo orgoglio che la città di Locri conferisce il premio Radici Calabresi edizioni 2022 ad Anna Scaglione, professoressa di ingegneria elettrica e informatica presso la Cornell University e la Cornell Tech, nonché prima autrice a ricevere l'ISE Signal Processing, destinataria dell'IE Donald Prize Award. Il premio è conferito alla dottoressa Anna Scaglione per l'inestimabile orgoglio trasfuso alla terra locrese e promanato dall'immenso contributo nel campo del progresso scientifico e della tecnologia digitale internazionale, intesa come sviluppo di competenze nuove e corredate da prospettive non convenzionali al servizio dell'umanità. Una donna di scienza che con intensità emotiva, capacità professionale ed immensa intelligenza intuitiva ha fatto conoscere nel mondo la forza caparbia ed autentica dell'identità locrese e calabrese, con la quale mantiene un prezioso legame d'intesa ed origine. Premio Radici Calabresi 2022 Città di Locri alla professoressa Anna Scaglione. E allora due cose, la luna e anche l'amministrazione comunale l'ha portata, come potete vedere, insomma, siamo bravissimi, luna piena, e ultimo ringraziamento.